Dottor Massimo Federici. Cittadine, concittadini, autorità presenti, saluto tutte le autorità presenti, civili, militari, religiose, le forze armate, le forze di polizia, i vigili del fuoco, i vigili di polizia penitenziaria, tutte le rappresentanze delle associazioni combattentistiche, d'arma, del volontariato, tutti coloro che con il loro lavoro hanno reso possibile i festeggiamenti di oggi. Un saluto speciale ai nostri concittadini che sono stati insigniti delle medaglie d'oro concesse dal Presidente della Repubblica, ai cittadini deportati nei lager nazisti e insigniti del diploma di onorificenza dell'Ordine del Merito della Repubblica. E un saluto di cuore poi a tutte le mie concittadine e ai miei concittadini che anche oggi hanno voluto con la loro presenza onorare una festa così importante per l'Italia. Quella che celebriamo oggi è una festa della Repubblica particolare. È il 2 giugno del 150° anniversario dell'Unità Nazionale. In questo giorno non possiamo non ricordare come la Repubblica, la Costituzione, siano il compimento di un cammino che ebbe il suo avvio importante, potente, proprio nel Risorgimento. Quel Risorgimento, tengo a ribadirlo anche oggi, che non fu movimento di poche elite, ma vide una spinta dal basso, straordinaria, uomini e donne spinti dal sogno di una grande visione per il futuro, dal sogno di un'Italia nazione una, indipendente, libera, repubblicana. Dignità e riscatto sono le parole che legano l'una all'altra i momenti fondativi della nostra storia nazionale. Risorgimento, Resistenza e Repubblica, Costituzione. Dignità e riscatto, le aspirazioni per cui in tutti questi momenti migliaia di uomini e di donne si misero in gioco, scelsero di mettere le loro vite e le loro energie a servizio del bene comune, a servizio di un grande progetto per il futuro. Da lì è nata la Repubblica Italiana, la nostra Costituzione. E di quel percorso storico e di quell'aspirazione ad un futuro più giusto, libero e degno per tutti, la nostra carta fondativa, la nostra Bibbia civile, come l'ha definita Carlo Azeglio Ciampi, rappresenta la sintesi più alta. La nostra Costituzione, con il suo portato programmatico, con la sua indicazione della strada da percorrere per dare corpo a quei principi, a quei valori, portato di quella lunga storia, che in essa trovarono il suggello più alto. Quei principi che ancora oggi devono essere per noi, in primo luogo per chi è impegnato nelle istituzioni, bussola attraverso cui orientare la propria azione, svolgere in un tempo così difficile e complesso come il nostro il proprio dovere al servizio del bene comune, della cosa pubblica, della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e di tutte le persone presenti nelle nostre comunità. In questo 2 giugno voglio porgere dunque un grazie di cuore a tutti quei servitori della Repubblica, a tutti quei servitori dello Stato, nella magistratura, nelle forze dell'ordine, nelle forze armate, che ogni giorno con il loro impegno quotidiano custodiscono le nostre istituzioni, le nostre leggi, la nostra Costituzione repubblicana, la credibilità e l'autorevolezza del nostro Paese, in Italia e nel mondo. Dicevo della Costituzione come bussola per adempiere alla responsabilità, al proprio dovere di essere al servizio della cosa pubblica. Ma cosa vuol dire oggi questo impegno? Come essere fedeli alla missione di servitori della Repubblica? Bene, innanzitutto proprio con l'impegno per il lavoro. La Repubblica Italiana è fondata sul lavoro, è un principio attualissimo, come è stato ricordato. E questa è una questione cruciale per il nostro Paese e per il nostro territorio. Oggi penso a vicende come quella di Fincantieri, che vuol dire il futuro di un comparto importantissimo come la cantieristica, penso all'urgenza di politiche industriali per l'Italia e penso a chi oggi è più esposto alle conseguenze della crisi e si sente spesso solo e disorientato,
il mondo dell'impresa, gli artigiani, i commercianti e poi naturalmente i precari, i giovani, le donne, quelli che vedono privarsi la possibilità di concorrere al bene del paese. Più lavoro dunque, più dignità al lavoro, ai lavoratori e più sicurezza, perché non è più accettabile che si continui a morire di lavoro. E poi, lo accennavo, i giovani, le donne, in una parola il futuro. Il 2 giugno 1946 votarono per la prima volta le donne, quelle donne che furono protagoniste della Resistenza, così come furono protagoniste in tanti passaggi fondamentali della storia italiana. Protagoniste ancora troppo poco valorizzate, conosciute, protagoniste, pioniere insieme ai giovani anche oggi di quel nuovo spirito repubblicano, di quella ripresa delle coscienze che sta attraversando il paese e che non possono più aspettare di avere l'occasione di contribuire alla ricostruzione civile e materiale dell'Italia. Non possiamo più permetterci di sprecare il talento delle donne e le energie dei giovani. In questo 150esimo ci troviamo di fronte un paese in grandi difficoltà. Alla crisi economica si è accompagnato un sistematico scialo dello spirito pubblico, che però non è riuscito a fiaccare le risorse civili e repubblicane dell'Italia. Ancora una volta, come in tutti i momenti più difficili della nostra storia, gli italiani non si rassegnano. Chiedono di guardare avanti, di affrontare i problemi, di ricostruire un progetto per il futuro e chiedono di farlo con lucidità, risolutezza e pacatezza. Sono stanchi di essere un paese arrabbiato, rissoso, ripiegato su se stesso, lacerato. Vogliono tornare a guardare avanti, a sperare, a respirare aria di futuro, di possibilità. E vogliono farlo insieme. Vogliono istituzioni coese, forti, autorevoli, che li guidino in questo cammino. Lasciatemi dire che il merito più grande della tenuta dello spirito pubblico e di questa nuova bella mobilitazione di energie civili va dato al nostro Presidente della Repubblica, a Giorgio Napolitano. Con il suo infaticabile impegno per le celebrazioni del 150esimo dell'Unità Nazionale, ha voluto trasmettere precisamente questo messaggio civile di amore per la patria e per le sue istituzioni, per la Repubblica, così come è suo il merito di aver preservato la credibilità e l'onore del nostro Paese nel consesso internazionale. Il prossimo 10 giugno avremo l'onore di averlo qui, alla Spezia, in occasione della Festa della Marina, nel 150esimo anniversario della sua nascita. Una festa che siamo onorati si tenga alla Spezia e che non potrebbe in questa ricorrenza non essere celebrata che qui, nella città che con il suo arsenale, con il suo legame con la Marina Militare è uno dei luoghi simbolo del processo unitario. Con oggi dunque si apre alla Spezia un giugno straordinario, denso di grandi appuntamenti, di importantissime manifestazioni popolari, culturali, solidaristiche. Dalle Special Olympics, alla Festa della Marineria, al Festival Internazionale del Jazz, tanti altri appuntamenti importanti e innanzitutto la Festa della Marina con il Presidente Napolitano il 10 giugno prossimo. Allora faccio appello alla città perché faccia sentire il suo grande abbraccio al Presidente, gli faccia sentire il calore, la gratitudine che oggi più che mai gli dobbiamo. Esponiamo il tricolore nelle scuole, nei negozi, ai balconi e alle finestre, che sia un giugno tricolore, una grande, bella, lunga e gioiosa festa popolare. So che la mia città saprà ancora una volta dare prova della sua passione civile, di quel forte e diffuso sentimento di unità nazionale che in ogni momento della sua storia ha ispirato un grande e generoso impegno collettivo a servizio del Paese. Evviva la Repubblica, evviva la Costituzione.